Ehi Morgana, posso allenarmi? Allenarti dopo essere tornato da un altro mondo. Finirei per farti male se non rallenti un po'. Ma io ho bisogno di aumentare la mia vita. O se no, che alternative ho? Posso craftare? Se posso craftare, probabilmente potrei costruirne 6. Buona fortuna. Pensa che all'inizio forse ne potevo fare 2. Forse, vediamo, posso fare 6 cocktail. Posso fare 5 spray congelanti. Posso fare 3 taser. A sto punto facciamo 3 e 3 di questo, dai. Vai. Creane 3. Che se ci va anche di culo ce ne danno uno gratis. A quanto pare non è andata bene. Ok, e allora vai di spray congelante. Scherzavo, ne posso fare uno. Va bene, dammene uno. Tanto ne abbiamo 2 ora. Clink. Oh, no, stavolta no. Peccato. E quindi posso fare allora dei molotov. Facciamo delle molotov. Dai, almeno ci portiamo un po' avanti con la strumentazione. Perché credetemi, questi oggetti più avanti ci serviranno non poco, credetemi. Stai migliorando, basta guardarti per capirlo. Eh già. Dov'è la mia acqua? Eccola qua. Rango aumentato. Ok, andiamo a letto. Ma io voglio stare sveglio. No, tu vai a letto. Troppo. Allora, è già venerdì oggi, eh? E anche oggi non ci sediamo. Ehi, sei mai stato nella sala giochi Gigolo di Central Street? Gigolo? Oh, intendi quella sala giochi vicino al supermercato? Credevo che andare in sala giochi fosse proibito dalla scuola. Ho sentito che è frequentata da delinquenti. Come mai? C'è un gioco che vorresti giocare o roba del genere? No, ho appena saputo che lì vendono un succo straniero. Sembra che aiuti a combattere la stanchezza. Da fuck? Questa non me la ricordavo. Ultimamente i miei voti sono peggiorati, ma ho paura che quel delinquente... Perché sembra che i prodotti stranieri funzionino sempre? Sarà merito del loro sapore unico? Penso di sì, penso che sia il fattore non è una cosa classica che usi abitualmente, quindi il fatto che sia diversa ti dà un effetto diverso. Quindi c'è un delinquente? Beh, in confronto alle ombre non dovrebbe essere un problema. Penso di no. Andiamo a vedere allora, se non ci chiedono di uscire. Ah, tra l'altro, in questo gameplay farò sempre una cosa. Ogni volta che ne abbiamo l'opportunità, giro tutti i negozi per vedere se c'è sempre qualcosa di utile. A qualsiasi ora vado al negozio scolastico, i panini con lo yakisoba sono sempre esauriti. Ci fosse stata una volta che li abbia trovati. Incredibilmente oggi è venerdì, quindi... Oh, non lo sapevi? Il lunedì vanno a ruba, però di solito il venerdì ne rimane qualcuno. Uno. Dici davvero? Allora finalmente oggi potrò assaggiarne uno. No, me lo prendo io. Al mondo ci sono molte cose disponibili solo per un periodo limitato in certe stagioni. Che è quello esattamente che stavo dicendo. Ora ne voglio uno anch'io. Mi piacerebbe provarlo. Vero? Vuoi provare a comprarne uno? Uno e solamente uno tutti i venerdì. Per tutto l'anno. Già. Che poi in realtà ragazzi non serve un cazzo. Ma volete mettere e toglierlo agli altri? Hai visto Kamoshida? No. Pensi davvero che sia cambiato? Lo spero, non lo so. Merda, è snervante. Oh, tempismo perfetto. Sì? Oggi avrete i gruppi di studio al posto di educazione fisica. Vi avviso, in caso non lo sappiate. Grazie. Il prof Kamoshida si è preso un giorno libero. Non è venuto? Non dite a nessuno che lo avete saputo da me. Ma come? Sei una professoressa, scusami. Ma ci è stato detto che il prof Kamoshida si è autosospeso. What? È un momento così importante con il torneo alle porte. Il preside è andato a parlargli, ma a quanto pare ha detto solo cose senza senso. Aspetti, autosospeso? Abbassa la voce. Ma perché ce lo stai dicendo a noi, tra l'altro, visto che ci ritieni dei teppisti? Anche le discussioni in merito alla vostra espulsione potrebbero essere sospese, ma non ne so molto. Ecco perché, giusto. A ogni modo vi ho riferito cosa sta succedendo. A quanto pare è successo qualcosa. Quantomeno non sembra un arresto mentale. Speriamo. Temo che ci resti da aspettare.
Speriamo che ci sia ancora un panino allo yakisoba allora. Ne vorrei proprio uno. Effettivamente non mi dispiacerebbe assaggiarlo anche nella realtà, devo essere sincero. Abbiamo fatto il possibile, ora aspettiamo. Certo, aspettare è abbastanza noioso. Chissà che sta facendo Ryuji e gli altri, Ann. Cioè, ragazzi, questa lunga attesa comincia a darmi sui nervi. Dovremmo fare una gita o qualcosa del genere, che ne pensate? Mi spiace, io passo. Perché? Hai da fare? Sì, nei prossimi giorni voglio andare a far visita a Shio, in ospedale dopo la scuola. Non posso fare molto per aiutarla, ma mi farà piacere poterla almeno vedere. Hai ragione, spero che si svegli presto. Sono certo che starà bene, vai a farle compagnia, fa attenzione al viaggio, vai a farle compagnia. Grazie. Però sono d'accordo, dovremmo andare da qualche parte quando le acque si saranno calmate. Bravi tutti. Sembra che per un po' non saremo in grado di vedere Lady Anne dopo la scuola. Che sfortuna. Dovresti migliorare in quanto gentilezza. Sono un angelo io. Non mi vedi che c'ho anche la luce dietro? Così potrai dirle qualcosa di incoraggiante quando la rivedrai. Porca troia, Morgana. A proposito, la dottoressa di quella clinica ci ha aiutato parecchio. Ricorda di farle visita ogni tanto per mantenere buoni rapporti. Vorrei anche scoprire perché discuteva con quell'uomo. Beh, sarebbe un'idea. Anche se Ryuji ci ha chiesto di uscire con lui. Beh, perché no? Tanto la dottoressa il fine settimana è sempre libera. Io vado ad allenarmi, vieni con anche tu? Da solo però mi rischio di andarci leggero. E poi sarà sicuramente più efficace allenarci insieme. Che ne dici? Ti rispondo tra poco. Prima, mio caro Ryuji, devo fare un giro di perlustrazione. Prima di tutto, mi compro uno yakisoba. Eccolo qua, uno solo, 150 yen. Come vedete, non cura granché, cura 50. Wow. Però, vabbè, sti cazzi. Praticamente sono tornato a casa e dovrei rifarmi la strada per andare da Ryuji. Però prima volevo vedere, eccolo qua, il vecchietto del mercato dell'usato. Benvenuto. Lettore DVD, grazie amico. Oh, finalmente possiamo andare a noleggiarci qualche bel film. In realtà sai che non lo so, perché tecnicamente abbiamo appena preso il lettore DVD. Forse Morgana ci impedisce di entrare. La butto lì. Oh, un video noleggio. Ehi, guarda questa pubblicità. Fanno una campagna per l'abbonamento annuale. Vi giuro. Benvenuto. Ti interessa il nostro abbonamento annuale? Se sei uno studente lo paghi 4.800 yen. Vi giuro, la prima volta che sono entrato qui e ho visto 4.800, non l'ho fatto. Avevo tipo 2.000 yen e non potevo fare granché. E quindi ho dovuto aspettare prima di poter prendere i DVD. Potrei noleggiare un qualunque DVD a scelta nella nostra selezione, senza penali per il ritardo. Wow. Visto che siamo molto impegnati, non dover pensare alle penali sarebbe grandioso. Se hai i soldi, perché non ti iscrivi? Beh, i soldi io ce li ho. Quindi, dai. Che tra l'altro io mi ammetto di non, che non mi ricordavo che era annuale, mi ricordavo mensile all'inizio del gioco. Poi vedevo che non succedeva niente, ho capito. Ah, ok, non è mensile. Grazie mille, posso vedere la tua tessera studente? Risiedi a Yongen-Yaya. Ora una firma qui, a posto. Ti tremavano le mani mentre scrivevi Phoenix Star. Eri nervoso, eh? Ora che sei un membro puoi noleggiare i nostri DVD. D'accordo, allora, benvenuto, cosa posso fare per te? Fammi vedere che cosa c'hai. In realtà ne scelgo uno totalmente a caso, questo qua. Tanto cacchio ce ne frega, ragazzi, detto sinceramente. Il trofeo secondario allegato a guardati i film ce li ho già. Secondo, le nostre abilità sono tutte al massimo. Non ho nulla di cui preoccuparmi. Ora che ho finito il giro di perlustrazione, Ryuji Patato, è il tuo turno. Alleniamoci con lui. Perfetto, diamoci da fare allora. Vai a cambiarti e raggiungimi dietro la palestra. Va benissimo. Nel mentre che non possiamo vedere Anna, vedere Ryuji, secondo me, è un ottimo scambio. Ah, maledizione. Vorrei essere più veloce, ma non ci riesco. Al tempo mi allenavo per i campionati nazionali, adesso faccio pena. Che diavolo pensi di fare? Nakaoka, Takeishi. Stavi correndo, eh? Ti ho visto dalla finestra. Che c'è? Vorresti tornare strisciando nella squadra di atletica? Certo che no. A proposito, questo era il posto segreto in cui ti allenavi, vero? Beh, adesso qui ci alleniamo noi. Noi, l'ex squadra di atletica. Non abbiamo più neanche uno spogliatoio, grazie a qualcuno di mia conoscenza. Non litighiamo. Ehi, calmatevi.
Non stiamo litigando. Già, non stiamo affatto litigando. Per niente. Un momento, ma tu sei quel nuovo studente. Davvero vuoi frequentare questo sfigato? Ti conviene stare attento. Se lo fai incazzare ti mena. Dicono che fosse così anche suo padre. Tale padre, tale figlio, no? Fa paura solo a dirlo. Cosa c'entra adesso questo con... Calmati, Ryuji. Sì, hai ragione. Sentite, quella volta io... Non voglio sentire le tue giustificazioni. Eravamo tutti nella merda con Kamoshida. Le botte, gli allenamenti impossibili. Ma sopportavamo tutto per il bene della squadra. Ma tu no. Tu hai voluto mandare tutto a puttane. Che stupido sono stato a pensare che fossimo compagni di squadra. Non ho altro da dirti, addio. Che stronzi, comunque. Ah, quando ha tirato in ballo mio padre stavo quasi per colpirlo. Non sono cambiato affatto. Però, sai una cosa, mi hai aiutato a calmarmi. Sono felice che ci fossi anche tu. Grazie. Batti 5. Ale, sento che il mio legame si sta rafforzando. Tan tan. Takadagadan. Chance di proseguire l'attacco se il colpo di Joker non abbatte il nemico. Succede di rado questa cosa, però quando succede credetemi che ne vale la pena. Rango 3. Per oggi finiamo qui. Ehi Nakaoka, perché non gli hai spaccato il culo? Cosa? Che diavolo ti prende? Ora stanno litigando tra loro? Meglio restarne fuori. A ogni modo, mi ha fatto piacere allenarmi con te. Tan, tan, tan. Quindi, io sono io, ti va di parlare? Ehi, volevo ringraziarti ancora per oggi. Ti devo un favore, amico. Mi arrabbio troppo facilmente, dovrei lavorarci un po' su. Come posso biasimarti, d'altronde? No, questa volta è proprio colpa mia. Inoltre non posso fare scenate. Non voglio coinvolgerti in guai ancora peggiori. Mi chiedo perché stavano discutendo. Ma ehi, io sono fuori da quel giro. Nulla a che fare con me. Grazie ancora per oggi. Non scordarti di massaggiarti le gambe prima di andare a dormire, eh? A dopo. A dopo quando? Cioè, adesso me ne vado. Cioè, ciao. Io adesso rimango chiuso in casa, quindi vedi tu. Oggi sono andata da Shio. Le ho detto che con Kamoshida abbiamo sistemato tutto. Non ha ancora ripreso conoscenza, ma dovevo andare a chiederle perdono. Che vuoi dire, Ann? Non hai fatto nulla di male. Vero, Phoenix? Ann, non è colpa tua. Lei aveva bisogno di aiuto e io non c'ero. Sono una pessima amica. D'ora in poi devo trovare un modo per rimediare. Non me lo potrò mai perdonare se non lo faccio. Non avevo idea che fossi così emotiva. Non me ne ero mai reso conto alle medie. Credo che dipenda da voi, mi imbarazza un po'. Comunque sia, Ryuji, Phoenix, spero che d'ora in poi potremo continuare ad aiutarci a vicenda. Hai voglia? Hai un momento? Vorrei chiederti qualcosa, facciamo quattro chiacchiere. Oh, vuoi parlarmi? Tutta la vita, guarda, sto giro, tutto quello che vuoi. Oggi sei libero, vero? Ti va di fare una chiacchierata con me? Così, per parlare, del più del meno. Potrebbe essere una buona occasione per rafforzare il mio legame con Sojiro. Parlami subito, patà. Bene, ci sono molte cose che vorrei chiederti. Io pulisco, tu aspettami lì. Cosa vuoi chiedermi, Sojiro? Detto sinceramente non me la ricordo sta discussione. Ehi, come va la scuola? Non stai combinando guai, vero? No, assolutamente. Bene. Devo fare il rapporto al tuo ufficio di sorveglianza 2 volte al mese. Già così è una gran seccatura, quindi per favore, non costringermi a riempire altre scartoffie. Non ti costringerei mai, Sojiro. Hai capito? Questa società si regge sul rispetto delle leggi e dell'autorità. Mica tanto, eh? Puoi farti ammazzare se vuoi, ma non trascinare nei tuoi casini anche gli altri. Ci mancano solo altri idioti come te in giro. Incredibilmente la frase di prima, santo Dio, sentirla da sui giro ti fa uno strano effetto. Perché vabbè che è tutto all'inizio, però poi, cazzo, capisci che è tutto collegato fin dall'inizio. Chi è? Cosa c'è? Sì, sto uscendo, mi dispiace.
Lo so, il solito, giusto? E cioè, lo fanno apposta, ti fanno cercare di capire. Ma Sugiro, con chi sta parlando? Con una zozzona? Boh. Ok, ci si vede. Cos'è, un prostituto? Come puoi vedere, sono piuttosto impegnato, sia sul lavoro che nella vita privata. Oh, quanti retroscena. Se mi potessi dare una mano, mi sarebbe di grande aiuto. Ne sarò felice. Ora sì che ragioniamo. A ogni modo, non ti chiedo di lavorare gratis. Se decidi di aiutarmi, ti insegnerò come preparare un caffè perfetto. Non male come scambio, eh? Sembra interessante. Bene, affare fatto allora. Sento che il mio legame con Sugiro si sta rafforzando. La cosa bella è che adesso noi, siccome siamo in New Game Plus, abbiamo la ricetta segreta di Sugiro, quindi tecnicamente noi possiamo già fare un caffè perfetto. Sarei pure un cosiddetto ladro fantasma, ma sei ancora un minore. Chi bada te? Lo sai benissimo. Oltretutto, chi si è preso cura di te l'ha fatto sapendo che eri parte di quel gruppo. Il proprietario di quel caffè è dunque un tuo complice? Pam pam. Parabarabam, pam, pum. Io sono te, tu sei me. Hai appena stretto una nuova alleanza. Essa diverrà le ali della ribellione, capaci di spezzare le catene della tua prigionia. Con la nascita di questa persona, lo Ierofante, mi sono concessi i venti sacri che condurranno alla libertà e a un nuovo potere. I brividi ogni cazzo di volta che la leggo, sta frase, però. Ierofante a livello 1. Parabarabam. Conterrò sul tuo aiuto. Grazie. Ok, lascerò fare il resto a te. Devo dire che mi fa piacere che capisca queste cose al volo. Mi rende la vita facile. Continua a fare quel che puoi e vedi di non causare guai, capito? Capito. Oh, mi fa piacere. Per oggi però basta che tu chiuda tutto. Non usare troppo le cose del locale. Già non paghi l'affitto, quindi vedi di non approfittarne. Pure. Va bene, ci vediamo domani. Ciao papino, ci vediamo. Poi tu, perché i giapponesi tipo Jigen, che è Sugiro più o meno uguale, c'hanno sempre i cappelli davanti agli occhi che non vedono un cacchio? Truccarsi è una rottura e detesto fare shopping, perciò finisco sempre per stare a casa a oziare. Per me è lo stesso, per fortuna che ci sono le televendite. La domenica ci sono sempre le offerte migliori. Ah, ho capito di che programma parli. Vendono pure le mascherine per il raffreddore. Domani darò un'occhiata. È così popolare che se telefoni il giorno stesso trovi un tutto esaurito. Questo è un'altra roba di gameplay, ovvero la domenica c'è roba da comprare, quindi fate attenzione. Ehi là! Ah, ce l'ho fatta. Mi sono alzato tardi, sono dovuto uscire senza fare colazione. E adesso mi sento a terra. Abbiamo dato tutto per mettere al tappeto Kamoshida e ora sono a pezzi, mi capisci, vero? Non battere la fiacca. Io sto benissimo. Ma perché tu sei milionario? Sei troppo duro con me, Coso. Insomma, non sappiamo se avrà veramente un risveglio del cuore, ma ormai possiamo solo aspettare. Ah, queste preoccupazioni mi mettono fame. Credo che prenderò un panino al negozio scolastico. Va bene, fai quello che vuoi, se ti sono rimasti i soldi. Oggi invece, interrogazione di cosa? Kamoshida-kun era proprio a suo agio nel torneo di pallavolo dell'altro giorno. Voi ragazzi siete fortunati a ricevere l'insegnamento di un atleta di fama mondiale come lui. Fin dall'antichità gli sport sono sempre considerati sacre discipline che rinvigoriscono l'uomo, a tal punto che anche un imperatore vi si dedicò. Mishima-kun, conosci il nome dell'imperatore romano che partecipò alle Olimpiadi? È Nerone. Ah, fai bene a partecipare all'attività del club, ma non dovresti sacrificare i tuoi studi. Mi scusi, chiedo scusa, ecco appunto. Ciò detto, tu non sembri affatto uno sportivo, Star-kun. Che cazzo dici? Guarda che muscoli. Tra musica, teatro e corsi di carri, quale gara vinse Nerone durante le Olimpiadi? Era Nerone, era un imperatore, le avrà vinte sicuramente tutte. Correga. Esatto. Allora stai studiando, dopo tutto. Nerone vinse molte medaglie in varie competizioni. Era tutto truccato, ovviamente. A causa di queste geste egoistiche, oltre alle sue perversioni, venne considerato un despota.
Wow, ha saputo rispondere. Forse dovrei chiedergli in prestito i suoi appunti. Eh certo, adesso tutti sul mio carro vorrete salire, eh? Sul carro del vincente. Pezzenti. Detto questo, di recente alcuni stanno rivalutando il suo regno. Va detto però che la sportività non era una sua virtù. Avrebbe dovuto ispirarsi a Kamoshida Kun. Quante stupidaggini. Kamoshida è un vero despota. Eh già. Chi abbiamo oggi? Di disponibile? Mi serve una boccata d'aria. Portami da qualche parte, pure. È da un po' che non andiamo a trovare quella dottoressa. Non ci siamo... No, in realtà ci siamo stati. Ci ha aiutato parecchio, non è vero? Ricorda di farle visita ogni tanto per mantenere buoni rapporti. Beh, oggi Ryuji non rompe i coglioni, quindi ci posso andare. Visto che il tempo ce lo permette, andiamo in clinica. Ehi là, bellezza! Dovrei farle qualche domanda a proposito di quel farmaco potenziante di cui parlava. Domo. Come va? Come mai sei qui oggi? Hai farmaci speciali? Oh. Eh? Ora ricordo, sei quel ragazzo che ho visto alle Blanc. Madonna che bella che sei, Takemi. Dio mio. Takemi fra tutte è stata la mia prima romance. E mamma mia questa ragazza è... Che c'è? Le medicine normali non ti bastano? Ho le mie ragioni. Molto bene. Per adesso entra nella sala visite. Adesso mi minaccia con un bisturi. Quella medicina, eh? Clic. Allora, quale delle mie conversazioni hai origliato per averne sentito parlare? Eh? In realtà era ovvio, quello lo chiami nasconderti. C'è la finestra che è semi-traslucida, quindi ti avrà visto, genio. Non che mi importi, ovviamente. Mi sarei comunque sbarazzata di quella medicina. Mi sono fatta prendere la mano. Ma dimmi, perché un liceale come te è interessato a quel farmaco? Non posso dirtelo. In effetti è strano, non sembri un tipo atletico, quindi... Che cosa hai in mente? Per la capacità mentale, per gli esami e per studiare. Per gli esami. Oh? Esami? Oh, gli esami d'ammissione all'università. Così vuoi migliorare la concentrazione e ridurre la stanchezza? Non è una grande idea. Ma se è quello che desideri... Cliccate! Buona fortuna. In questo caso non sono obbligato ad aiutarti. Perché non prendi una bevanda energetica o cose simili? Mi serve quella medicina, spargerò la voce. Mi serve quella medicina. Non facciamo gli stronzi. Ah, sei fastidioso, lo sai? Quella medicina è costosa. Sono milionario. Non è alla portata di un semplice liceale. Costa più o meno come una macchina. Beh, dipende che tipo di macchina stiamo parlando. Hai capito? Che ne dici di tornartene a casa? Non me ne vado, posso averla lavorando? Intendi come aiutante part-time? Ti ritieni una persona con una grande energia? In effetti stavo cercando una persona della tua età che potesse aiutarmi, ma pur avendo messo un annuncio sul giornale non ho ancora trovato nessuno. Potrebbe interessarti. Che cosa dovrei fare? Qual è lo stipendio? Cosa dovrei fare? Lo stipendio è la medicina, è ovvio. Vuoi farlo o no? Assolutamente. Ok, allora, prenderei parte ai test clinici per la mia medicina. Cosa? Aspetta, torno subito. Ok, ti aspetto. Forza! Ti preoccupi per gli effetti collaterali, eh? Beh, rilassati. Con l'autopsia scopriremo con certezza la causa del decesso. Cosa? A parte che come sta curvo lui tutto così? Mettiti a schiena dritta. Che c'è? Vuoi rinunciare? L'uscita è di là, se te ne vuoi andare. No, sono abbastanza coraggioso. Se non bevo, Takemi non mi venderà mai la sua medicina. Beh, forza. Allora vado. Alla goccia! Eh? Non riesco a credere che tu l'abbia bevuto davvero. È amara, è un po' aspra, è indescrivibile. Ma non è nulla che non possa gestire. Wow, sei ancora in piedi, eh? Niente male per un liceale. Oh... Ed ecco qua che mi trasformo in Hulk. Beh, game over, direi. E siamo morti, fine del gioco. E invece no.
Ah, mi ha tolto le scarpe? Sì, mi ha tolto le scarpe. Buonasera. Ricordi nulla da quando hai assunto la medicina fino ad ora? Cosa? Dalla tua reazione direi di no. Una volta uscito dal coma sei rimasto disorientato per tutta la durata della visita. Poi hai perso conoscenza e sei tornato a dormire. Coma? Sei pazzo. Solo un idiota l'avrebbe bevuta. Non sono pazzo. Lo faccio per... Non sono pazzo. Ok, comunque hai perso conoscenza a causa del sapore. Quando si mescola coi succhi gastrici genera un odore simile a quello dell'aringa fermentata. Bleh. Oh beh, comunque grazie a te ho raccolto dei dati utili. Ok, ora devo rispettare la mia parte dell'accordo. Ecco perché ti ho aspettato che ti svegliassi. Non voglio che la gente sappia delle mie ricette. Quindi non puoi parlare a nessuno di ciò che succede qui dentro, ok? Certo. Va benissimo per me. Allora siamo d'accordo. Finché continuerai a venire, ti farò avere le medicine a un prezzo di favore. Col tempo potrai anche aggiungerne di nuove. Ti attenderò con impazienza. E grazie al fatto che abbiamo completato il gioco, quelle medicine da ora saranno già disponibili. Ho stretto un patto con Takemi. Il bello è che comunque andando avanti con il timer ti fanno comunque vedere i vari giorni se saranno di pioggia o di sole. Ah. Considerato tutto quello che hai fatto, devi conoscere un medico esperto. Chi è? E come hai curato le tue ferite? Con qualche indagine scopriremo facilmente di chi si tratta. Tanto non lo farai. Sei qua da 5 minuti tecnicamente e mi stai chiedendo le stesse cose. Io sono te, tu sei me. Hai appena stretto una nuova alleanza. Essa diverrà le ali della ribellione, capaci di spezzare le catene della tua prigionia. Con la nascita di questa persona, la morte, mi sono concessi i venti sacri che condurranno alla libertà e a un nuovo potere. Tan tan. Amplia l'assortimento di oggetti curativi della clinica e grazie al mio bonus sono già tecnicamente tutti e forse anche scontati, non mi ricordo. Allora, quando puoi tornare per un prossimo test? Quando vuoi. Oh, non ricordi nemmeno quello? Beh, dicevo che gli adolescenti sono soggetti preziosi per i miei test medici. Quindi ti fornirò le medicine per gli esami di ammissione e tu mi farai da cavia. Va bene? Devo perfezionare questa medicina. Se riesci a muoverti, puoi andare a casa. Ok, stammi bene. Ciao, bellissima. E ha anche aumentato il mio coraggio aiutarla, ma... Sono già un signor cuore di leone, io. Oh sì, ti contatterò quando ho finito di preparare il prossimo test clinico. Metterò insieme una ricompensa per l'impegno di oggi, ma non lo leggerai mai nero su bianco. E beh, ci credo. In base ai risultati di oggi, la prossima volta avremo un nuovo farmaco. Passa quando sarai pronto. Mi sta bene, per favore, vacci piano con me. Vacci piano, ti prego, non menarmi. Vedremo, ora dipende tutto da te. Abiti qui vicino, vero? Potresti avere un po' di vertigini, quindi torna a casa con calma. Non sono dell'umore per fare un'autopsia, quindi abbi cura di te. Va bene, ti ringrazio. Kaka. Sentito nulla di quello che è successo a Kamoshida? Che succede? Immagino che avrei dovuto chiedertelo a scuola. È successo qualcosa? Non so, sono un po' in ansia. Continuo a pensare che nonostante tutto quello che hai fatto potremmo venire espulsi. Se succede, mia madre starà parecchio male. Inoltre, se non possiamo aiutare neppure Anno Suzui, dobbiamo crederci, ce ne occuperemo a tempo debito. Dobbiamo crederci. Scusa, non è il momento per farsi venire attacchi di depressione. Comunque, ora che ne abbiamo parlato, mi sento un po' meglio. Grazie, amico. Oh, non dire niente ad Anne di cui abbiamo parlato, ok? Non avrà nessuno a cui appoggiarsi se siamo i primi a preoccuparci. Beh, ci sentiamo. Ti stai abituando alla città? Un po'. La prima volta io ho detto non ancora perché effettivamente facevo fatica con le strade, però capisco. Qui di notte ci sei solo tu, quindi è inutile stabilire un coprifuoco o cose simili. Finché prendi gli studi sul serio, non mi importa se vai in giro di notte.
Oh, finalmente possiamo uscire di notte a Yongen Yaya. Grazie. Ma solo qui intorno, d'accordo? Se non tieni fede al patto, ti sbatto fuori. Grazie, patato Giro. Tra l'altro, altra cosa che aumenterebbe la nostra conoscenza e che non farò adesso perché tanto l'ho già al massimo. Questo è un quiz show. Quando vedete quella schermata, andate al televisore e riceverete uno di conoscenza gratuito. Allora, tecnicamente su Giro potremmo parlarci, ma mi sa che io non ho uno ierofante. Brutta storia avere poche persone, eh? Allora, io farei così. Tanto da Sugiro ci dobbiamo tornare ogni cacchio di sera. Stasera facciamo qualcos'altro, tipo appunto allenarci. E la prossima volta ci prendiamo uno ierofante e anche il carro per poter parlare con Ryuji nel caso ci servisse. E li facciamo. Quindi per stasera, Morgana, io e te ci alleniamo. Vai, alleniamoci. Ok, al lavoro, mettiamo alla prova il tuo spirito combattivo. Vuoi prendere qualcosa? Il frullato proteico, ne ho 98. Perfetto, vai. Butta giù tutto. Glugete, glugete, glugete. Cominciamo l'allenamento. Vediamo come si allena. Guarda, guarda, è bello che trema. E per come è fatta questa scena, sembra che sta tirando giù la trave. Tra poco si distrugge tutto. Ottimo lavoro, continuiamo così. Pare che tu abbia acquistato un po' di forza. Cling, cling, cling. I tuoi HP sono aumentati di 5. Però anche il frullato proteico ha dato i suoi frutti. HP più 1. Wow. Beh, si sta facendo tardi. Perché non ti fai una bella dormita? E anche una doccia, direi. E oggi finalmente è domenica. E possiamo comprare qualcosa dal programma TV. Oh, guarda, la mia colazione. Come va lo studio? Come va la preparazione per gli esami? A proposito, ho una nuova medicina. Vorrei testarla su di te appena possibile. Puoi passare da me, mia piccola cavia? Sto mangiando. Sono molto orgoglioso del curry di oggi. Gustatelo. Oh, patagiro. Hai ricevuto un invito da qualcuno? Vuoi leggere in camera tua dopo averlo finito di mangiare? Devo ammettere che il curry di cui il capo va orgoglioso ha un profumo delizioso. Che voglia maledetta di curry che c'ho. Mamma mia, voglio andare a Chinatown a comprarlo. Ma non si può uscire da neanche dal paese. Si parla bene di quella televendita domenicale. Vuoi darle un'occhiata una volta o l'altra? Tipo adesso? Andiamo di sotto e vediamo che cosa ci vendono. Salve gente, è ora di fare un po' di shopping. Ecco cosa abbiamo in serbo per voi oggi. Oh, allora questo è il canale delle televendite di cui parlano tutti. E vai, meno male che esiste la domenica. Ecco il primo, vi presento il set sveglia primaverile. Addio sonno. Riceverete un cerotto alla caffeina, 10 gocce per occhioni, 10 tè caldo e aspro. Che affare, ma non è finita. Per il prossimo set, il set condividi primaverile, perfetto per chi preoccupa per la salute e l'energia. Il Sakumu Mochi, il pacco di frutta primaverile, festa in latta, tutto in uno. Wow, sono due oggetti fantastici, non saprei proprio quale scegliere. È un prodotto in edizione limitata, sarà disponibile solo e soltanto per oggi. Bugiardo, bugiardo cane balordo lui. Naturalmente il prezzo è giusto, non vedrete più un affare del genere. Oh, i telefoni stanno già squillando senza sosta. Ne restano pochi, è la vostra ultima occasione per comprare, comprare. Nana. Pare che i telefoni stiano davvero squillando senza sosta. Comprandone uno, l'altro andrà esaurito. La prima volta ho comprato la cosa più economica, devo essere sincero. Questa volta, per quanto lui, il tizio in TV, sia un bastardo, perché in realtà mente, molta della roba è merda e te la vendo a dei prezzi altissimi. Però devo essere sincero, non me ne frega un cazzo del set risveglio, quindi vai di questo. Clink clink. Oh, ci sta contattando un altro acquirente, grazie infinite. Oh, sono entrambi esauriti? L'ultimo cliente ha avuto molta fortuna. Il tuo ordine ti verrà consegnato il prima possibile, ovvero domani. A presto allora e alla prossima con un altro dei nostri fantastici prodotti. Ci sentiamo. Ora dobbiamo solo aspettare che arrivi. Eh già. E io vado a farmi un giro. Ciao Sugiro. Prima di andare dalla dottoressa, facciamo un salto a Shibuya e andiamo al sottopasso. Questo perché? Perché tecnicamente, piccolo consiglio, questa tipa qua
ogni domenica ti fa un frullato che ti aumenta la statistica a caso. Allora, a noi non serve e costa 5.000. Ne vale la pena? Sì e no. Cioè, decidete voi, è sempre un bonus extra, ma a me non cambia niente. Ora, questione importante. Dobbiamo liberarci di qualcuno. Siccome abbiamo l'opportunità di parlare sia con Sojiro che con Takemi, che sono rispettivamente Ierofante e Morte, andiamo a prenderci uno Ierofante e una Morte. Ecco qua lo Ierofante, quello che costa di meno è Barrett. Quel cavaliere bellissimo, col suo bel cavallo, il suo tridente in mano. Ci costa 2.000, quindi vieni da me. E ci serve una Morte, quindi uno di Morte che costa poco, vieni tu con me. Perfetto, e me ne vado. Andiamo in clinica e parliamo con lei. Stanchezza primaverile. Dio, mi ci vorrebbe una bella dormita. O almeno una bella dose di caffeina. Vieni, te la offro io. Il mio attuale coraggio mi permette di fare quel cacchio che voglio, va bene? Sei venuto perché hai visto i miei messaggi, giusto? Vorrei fare un test clinico. Ho elaborato un nuovo farmaco, puoi venire da questa parte? Assolutamente. Grazie a Mandragola mi rafforzerò. Allora cominciamo a preparare tutto. Tu entra nella sala visite e aspetta. Beh, io vado a farmi un giro, fammi sapere quando sei pronta ad andare via. Il bello è che nessuno nota Morgana nella mia borsa, boh, così. Tieni. Ho fatto diverse modifiche alla formula precedente, in base ai risultati del tuo test. Infatti ora è blu notte. Ok, buttala giù tutto d'un fiato. Va bene, glugate. Un sapore forte, aspro e amaro mi travolge. L'odore è infernale. Faccio fatica a respirare. Orca troia. La tua reazione è assolutamente perfetta. Ti senti confuso, vero? Sì, ho aggiunto alcuni ingredienti speciali. Ok, misuriamo la temperatura e la pressione. Farò anche un prelievo ematico. Vorrei anche testare le tue capacità motorie, ma per ora è meglio non esagerare. Comunque, visto che siamo alle battute finali, devo stabilire la formula principale. Oh, allora è qui. Sto visitando un paziente. Come l'ho già detto, agente, se vuole indagare su di me, deve mostrarmi un mandato. Sono qui solo per una segnalazione. Ho bisogno di un rendiconto dettagliato delle sue spese mediche e delle cartelle cliniche. Scommetto che non ha avuto il tempo di nascondere i documenti compromettenti, eh? Deve essere qui per conto del direttore dello staff medico. Prego. Eh? Questo ragazzo è l'unico paziente di oggi. Mi ha chiesto delle spese mediche, quindi sono sospettata di frode fiscale. Ma senza una ricevuta, direi che le hanno solo fatto perdere tempo. Cosa sta succedendo? La stanno manipolando. La segnalazione è falsa. È solo un modo per molestarmi. Cosa? Ehi tu, perché sei qui? Non sembri malato, stai facendo qualcosa di illegale? Che cazzo vuoi da me? Ho problemi cardiaci. Problemi cardiaci? È sotto stress per gli esami di ammissione. Ho delle medicine per aiutarlo a rilassarsi. Allora, c'è altro? Come vedete sono piuttosto impegnata. Va bene. È irritante, lo sa? Ma dovevo aspettarmelo dal flagello. Ne ho davvero abbastanza. Sono d'accordo, molesti il flagello. Sono d'accordo, sono molto fastidiosi. Credo che noi due andremo d'accordo. Non è nulla di cui preoccuparsi. Sono certa che la segnalazione è opera del mio vecchio capo. L'altro giorno ho rigliato la nostra conversazione, ricordi? Cerca di mettermi pressione, rendendo me e il mio studio bersagli per la polizia. Pam pam. Comunque mi serve il tuo sangue. Soffrirei di una lieve anemia, ma solo temporanea. Te la caverai. Fa parte del nostro accordo, ricordi? Tutto quello che vuoi, tieni, infila. A quanto pare non ho scelta. Ti prego, non mi infilare un ago grosso. Mi piace nei ragazzi che ascoltano i superiori. Goditi la medicina. Sento che il mio legame si sta rafforzando. E non ho ottenuto niente da ciò. Che tra l'altro devo vedere...
Dopo? Ah no, sì, possiamo uscire, grazie a Sojiro. Voglio vedere se la sua lista di medicine è aumentata. Preleverò più sangue del solito, visto che sei un ragazzo in salute. Oh cazzo. Scherzo. Ok, ora sdraiati. Una volta finito potrai andare a casa. Va bene. Sì, si asciuga. Il mio coraggio è aumentato. È vero. Oh, aspetta. Oh, cacchio. Non possiamo ancora noi. Dannazione. C'era una cosa che si può fare la domenica, ma per adesso non possiamo andare in giro oltre Yonga e Yaya. Ok, stammi bene. Ciao, mia piccola cavia. Sei tornata a casa sana e salvo? Quando sei andato via sembravi stordito, quindi ho preferito sincerarmi delle tue condizioni. Sai com'è? Alcuni pazienti si sentono male quando tornano a casa. Sto benissimo. Sì, mi sembri a posto. Immagino che non mi devo preoccupare. Penso che starei bene, ma chiamami se comincio a stare male. Ok, aspetto con ansia il nostro prossimo test medico. Ciao. Oh, Takemi. Brava lei, bella lei. A me le gotiche piacciono, ragazzi, che vi devo dire. Sono felice che abbiano riparato la metro così in fretta. Quest'anno ci sono stati strani incidenti uno dopo l'altro. Il nostro paese sta andando a rotoli. Ma non ci sono politici onesti? Così a caso. Come faccio ad avere fiducia in un paese come questo? Anche in Giappone ci sono problemi, eh? Non è la terra dei sogni, a quanto pare. Non è un problema se usi la macchina del caffè. Basta che dopo la pulisci. Grazie. Ci penserò su, allora. Anche perché Sojiro mi ha regalato gli appunti della ricetta, quindi posso fare un caffè meraviglioso e un curry da favola. Oh, Sojiro, vorrei aiutarti stasera, ma tu non mi vuoi. Ci è stato detto di non allontanarci. Godiamoci la nostra vita notturna qui a Yongen. Ehi, che ne dici di dare un'occhiata a quel bagno pubblico? Anche se i gatti non sono ammessi, temo. Da qualche parte ho visto che l'insegna di un cinema. Ci sono anche le gabbie di battuta. Ci sono così tante cose da fare. Ci divertiremo un mondo. Quindi fammi vedere solo se la tua lista di medicinali adesso è ampliata, patata. Hai anche gli accessori, quindi ha funzionato. E vediamo se sono anche in sconto. Eccolo qua. Questo è uno delle cose che costa di più in tutto il gioco. E ne posso prendere 18 perché sono 9 milioni e non spenderò 9 milioni per questo. E detto sinceramente, non lo comprerò neanche. Perché? Perché ho abilità che fanno questo, quindi... Però questo è utile. Ci ripristina al 100% degli HP quando siamo in una safe room. E questo ne potrei comprare 99, però penso che mi limiterò adesso a prenderne... Facciamo una decina? Sì, dai. E visto che ci sono, comprerò anche l'adesivo SP, perché questo, bene o male, può essere utile. Quindi, grazie Takemi, io me ne vado. Visto che le serate a Yongen Yaya sono un po' noiose, andiamo a battere con la mazza. Gabbie di battuta? In un posto così piccolo? Com'è all'interno? Diamo un'occhiata. Capisco, perciò le fanno sul tetto. È la prima volta che ti vedo qui. In caso non lo sapessi, qui i servizi cambiano in base all'orario. Di giorno puoi vincere dei premi, di notte non ci sono ricompense, ma puoi giocare quanto vuoi. Se farai fuori campo ti darò un biglietto omaggio da usare di giorno. Niente male, eh? Beh, sì. Giocare costa 500 yen, ti va? Assolutamente. Tanto, non abbia niente di meglio da fare. E tra l'altro, giocare a baseball... ci aumenta la perizia e tecnicamente all'inizio è il modo migliore per aumentarla, perché di sera tu puoi giocare quanto cazzo vuoi, quindi puoi fare 1000 tiri e la tua perizia aumenterà di tanto. Quindi giochiamo un po'. Gambatte. Con 3 fuoricampi riceverai un biglietto omaggio. Buona fortuna. Grazie. E devo essere sincero, in tutto il gioco sono entrato qui 3 volte. Contate, 3 volte. Anche perché è difficile giocare a questo, perché tecnicamente... la palla arriva sempre in un punto fisso, scende e sale, però tu la mazza per fare il fuoricampo devi metterla precisamente a metà fra la palla e la mazza. Fuoricampo! Centro perfetto! E vai, un altro strike. Direi che sono a posto con me stesso con 5. Guarda. Non voglio spingermi neanche oltre. Scherzavo, sono arrivato a 6. Ora sì che mi fermo.
Basta, stop così. Oh, hai fatto 3 fuoricampo. Complimenti, ecco un biglietto omaggio. Grazie. Di sera puoi giocare quanto ti pare. Vuoi continuare a giocare? No, grazie. Ci siamo, i tuoi occhi riescono a seguire la palla. Prova a vincere il premio tornando di giorno. Non succederà. Non succederà, fidatevi. Non è così facile fare 5 fuoricampo di seguito, quindi... Ciaone, andiamo a casa. Oh, oggi ci siamo riusciti a sedere. Che bello. Ma se io non leggessi niente? Un momento, sei riuscito a sederti e non hai intenzione di leggere? Leggerò qualcosa, va bene. Uno a caso, questo. Eccoci arrivati a scuola. Ehi, indovina... Chi è quel... Ah, è Kawakami! Ehi, indovina, ho deciso di dedicarmi ai quiz televisivi. Al cinema di Central Street c'era un film intitolato Le 16 domande. Intendi quello in cui un ragazzo povero si arricchisce vincendo un quiz televisivo? Si chiama The Millionaire. Diamine, ti lasci prendere troppo da quelle storie. Prima di pensare ai quiz, studia per gli esami, cogliona. Hai beccato. Quel film può cambiare il tuo approccio verso il mondo. I film al cinema sono un'esperienza speciale. Che genere di film preferisci? È un segreto. Fai il misterioso, eh? Forse sei un tipo da film spionaggio. Ci scommetto. Un film di spionaggio con un gatto e un umano. Sembra che possa sbancare, no? Non che io sia un gatto. Comunque sia, ogni tanto dovremmo dare un'occhiata al cinema, visto che i film cambiano spesso. Non così tanto spesso, in realtà. Altra interrogazione? No. O forse sì. Stavo leggendo i saggi che avete consegnato l'altro giorno. Scrivete tutti in modo così superficiale. Potrei essere meno interessato. Significa che ancora vi importa. E non potrei essere meno? Oggigiorno si tende a utilizzare certe frasi in modo incoerente rispetto al loro vero significato. Mi ricordo una frase che ho sentito dire a certi politici. È il mio paese, giusto o sbagliato che sia. Non la pronuncerebbero così ostinatamente se sapessero come veniva usata in origine. Takamaki-san, sai dirmi com'è cambiato il suo significato? Cosa? Ehi, le diane chiaramente in preda al panico. Fai il bravo ragazzo, aiutala. Eh? Di cosa sta parlando? Che ne so di politica? Merda, ehi Phoenix, puoi dirmi con un suggerimento? Qual era il significato originale di quella frase? È il mio paese, giusto o sbagliato che sia? Lo sostieni incondizionatamente, no? Oh, giusto, tipo che qualunque cosa succeda lo sosterrai ugualmente. Ma il significato originale è diverso? Perciò immagino che sia qualcosa tipo... Te ne freghi, non puoi cambiare la rotta, hai il dovere di raddrizzarlo. Le cose più logiche. È corretto. La frase doveva indurre ad assumersi la responsabilità di mantenere il paese sulla retta via. Alla citazione manca: se è giusto dobbiamo mantenerlo tale, se è sbagliato dobbiamo raddrizzarlo. Come vedete, l'origine verteva più sull'assumersi la responsabilità per il futuro del proprio paese. Sfortunatamente oggi viene usata per giustificare l'immobilismo di fronte alle questioni sociali. Wow, non me ne l'aspettavo proprio. Mi hai salvata, grazie infinite. Bene, Lady Anne sembra sollevata. Plink! La mia gentilezza è aumentata. Oh, il mio fascino, fascino. Ci sai fare con lo studio, è notevole. Beh, potevate darmi anche un bonus sulla conoscenza, no? Pam pam param pam. Ryuji sembra non voler uscire oggi. Ammetto una cosa che ci ho pensato e sarebbe stata interessante se fosse stata nel gioco, che dal cellulare puoi chiamare tu qualcuno e dire: ehi, ti va di uscire? Loro ti dicono no, oggi no. Tipo, se chiami adesso Anne, lei in ospedale ti dice: no, adesso sono occupata con Shio. So cosa posso fare per questa volta, visto che non c'ho amici con cui uscire. Mi troverò un lavoro. Un lavoro part-time, eh? Beh, hai bisogno di soldi. Non è vero. Ci sono dei requisiti per fare domanda, vero? Sicuro di essere in regola? Tecnicamente, no. In pratica, sì. Allora, che tipo di lavori ci sono? Il 777, la raflessia e l'orenobeco. Gli unici due lavori che mi interessano sono questi due per ora. Però questo è di notte, quindi non possiamo farlo. Quindi direi, andiamo a vendere fiori. Un lavoro part-time presso il fioraio, eh? Stando tra i fiori potresti guadagnare in gentilezza. Sembra abbastanza difficile, sicuro di volerlo fare? Facciamo domanda. Chiamiamo subito.
Mamma mia, fosse davvero così facile ottenere lavoro. Salve, parla il negozio di fiori Rafflesia. Vuole ordinare dei fiori? Oh, hai visto il nostro annuncio? Grazie, siamo a corto di personale. Ci sarà comodo il tuo aiuto. Per i giorni possiamo basarci sulla tua disponibilità. Vieni direttamente al negozio quando sei disponibile. Siamo nel centro commerciale sotterraneo di Shibuya. Ti aspetto. Hai avuto il lavoro? Bravo! Wow, fosse così facile nella realtà. Fortunatamente il luogo di lavoro è qui vicino. Eccomi qua, signorina. Sono venuto a guadagnare soldi. In realtà non è vero. Mi sto solo portando avanti per una missione futura. Quindi per ora... I fiori hanno un buon profumo. Che vuoi fare? Voglio lavorare. Salve. Piacere di conoscerti. Sono Megumi Anasaki, la proprietaria. Oggi farò tutto io, così potrei guardarmi e cercare di imparare qualcosa. Dai, iniziamo. Va bene. Quel grembiule ti dona. Ma è lo stesso grembiule che ho anche a lavoro da Sojiro, quindi che cazzo stai dicendo, Morgana? Piccola parentesi, lavorare qui ci serve almeno due volte, poi ci servirà la terza per avviare la missione, che non ci darà lei, sarà più avanti che si sbloccherà, quindi... portatevi avanti. Ecco la tua paga per oggi. Wow, 3000 yen. Si uniscono al mio milione e sono a posto. Un buon lavoro, Phoenix-kun. Torna pure quando vuoi. Va bene. Proprio letteralmente quando vuoi. Non c'è una schedula di quando devi andare a lavoro. Ottimo lavoro, ti sei proprio dato da fare oggi. Scommetto però che preparare i regali migliorerà la tua gentilezza. Eh già, mi metto a posto gli occhiali e mi tocco i capelli. E... via con la nostra gentilezza. Bene, dovremmo tornare a casa. Sojiro sarà contento che tu hai trovato un lavoro. Oh, caca. È arrivato un pacco. Ah, parlando di quello che hai trovato. Beh, quella specie di armatura sporca, ecco. C'è una lavanderia automatica vicino al bagno pubblico, mi pare. Se hai tempo, fai il bucato. Non lo farò, Morgana, credimi. Ci vale molto di più un'armatura sporca che un'armatura pulita. E più avanti vi mostrerò il perché. È arrivato un pacco per te. Chissà che hai comprato. Vediamo cosa c'è dentro. Che hai comprato? Quello che hai visto in televisione, il Sakura Mochi, il pacco di frutta primaverile, la festa in lattina. Credetemi, 5000 non ne valgono assolutamente per questa... merda, credetemi. Però, detto sinceramente, fra le due cose non mi cambiava assolutamente nulla. Deve essere quell'ordine che hai fatto alla televendita. Cioè, vi mostro cosa abbiamo appena ottenuto. Festa e lattina, 40 HP a tutti. Wow. Pacco di frutta, 80 HP a tutti. Wow. Il Sakura Mochi, 10 SP. Buttali via all'inizio, cioè, quando hai 70 SP... e ne hai spesi 20, due di questi ti ricurano. Sojiro, questa sera sei libero, eh? Vorrei aiutarti se è possibile. Se non lavori non mangi, mai sentita questa frase? Se ti va, perché non impari il mestiere? Sento di potermi avvicinare, sento che presto il mio legame con Sojiro si rafforzerà. Vai, Sojiro. Che cosa farai adesso? Accetterai di aiutare il capo? Assolutamente. Quindi capisci. Bene, posa la tua roba e torna qui. Tra poco arriverà una delle mie clienti abituali. È molto loquace. Vabbè, se lo dici tu, Sojiro. Ora, visto che lavorerai nel mio locale, devo imprimerti bene in testa le basi. Sai di cosa sto parlando, vero? Di preparare il caffè. Come rimorchiare. Esatto, mi fa piacere che almeno di questo ci arrivi. Non sarà il locale più frequentato della città, ma sono molto pignolo su come gestisco le cose qui. E se servirai un caffè fatto male, ti caccerò su due piedi senza farmi tanti problemi, ok? So-chan sì che sa come preparare il caffè. Che poi sta benissimo con il suo curry speciale, tant'è che ordino sempre il menù fisso. Che dire, ai miei clienti abituali riservo un'esperienza su misura. Qual è il segreto di quel sapore paradisiaco, So-chan? Mi piacerebbe prepararlo così a casa. Mi spiace, è un segreto del mestiere, ma puoi tirare a indovinare dal sapore. Non è giusto, sai che il tuo cibo mi ha rubato il cuore e ciò nonostante me lo tieni nascosto. Che ne dici di un altro bel dessert? Sono solo 300 yen. Proprio come vendere il cibo. Quando si gestisce un locale si incontrano clienti di ogni tipo e bisogna capire come trattarli. Il segreto della ristorazione sta tutto qui. Già,
Ed è vero in realtà. Lei? Ehi là, da quanto tempo non ci vediamo, Sakura-san? Ho saputo che hai aperto un locale, così eccomi qui. Avrebbe potuto dirmelo, però. Ma che bel posticino. Pure vicino alla stazione. Bene, bene. Cosa ordina? Niente convenevoli, che modi. Oh, questo profumo. Quanti ricordi. Prepara ancora il suo curry, vero? Immagino non abbia ancora dimenticato quella donna. Ordina qualcosa? Come siamo scontrosi. Ero venuto solo per un saluto, ma tornerò presto. Arrivederci. Mamma mia, antipatico. Ah, come diavolo ha fatto sapere di questo posto? Aveva un'aria sospetta. Ah, vedo che certe cose non ti sfuggono. A ogni modo, se hai tempo per fare domande, hai tempo anche per imparare qualcosa sul caffè. Se non imparerai alla svelta i fondamentali, non mi sarai di alcun aiuto. E poi, alle donne piacciono gli uomini che sanno come si fa il caffè. Dovresti approfittarne. Voglio piacere alle donne, io. Se solo fossi sempre così ubbidiente. A ogni modo, ti insegnerò tutto per bene. Così, mentre tu lavori, potrò prendermi una pausa e rilassarmi. Va bene. Sento che il mio legame si sta rafforzando. Pam, pam. Principi del caffè. Puoi preparare un caffè che ripristina leggermente gli SP di un alleato. E il caffè di Suojiro in realtà è una delle cose migliori che ti può capitare. Veramente è curare a gratis gli SP. Quando avete tempo fate il caffè. Oh, è già ora. Cominciamo a chiudere allora. E non battiamo la fiacca, intesi? Va bene. Dopo aver aiutato è aumentata la mia gentilezza. Ma pensa un po'. Perfetto. Ehi, sono io. Allora il numero è giusto. Ho dimenticato di chiederti il numero di telefono, quindi ho dovuto procurarmelo. Che scocciatura. Comunque, hai finito di chiudere? D'ora in poi te ne occuperai tu, quindi vedi di imparare. Sembra che tu impari le cose in fretta, quindi spero che tu abbia già capito. Ho capito. Non dimenticarlo. Quando ti sarai ambientato, ti affiderò altri lavoretti. Ma caspita, chiamare un tizio non è che mi faccia impazzire. Comunque ti farò entrare in testa la routine quotidiana, così potrò prendermela con comoda. Con comodo. Va bene, non stare sveglio fino a tardi. Va bene, ciao. È vero, avrei potuto allenarmi con la trave, ma aiutare Suojiro va più che bene. Oh, guarda chi si incontra. Giorno, affollata come sempre? Tutti sti pattini come sardine. Che te ne pare della vita in città? Ne è già abbastanza, eh? A dire il vero non mi va di fare come se nulla fosse. È solo che non so cosa fare. Mi sento in ansia fin quando non mi metto a fare qualcosa. Eppure ora mi ritrovo senza niente da fare. È terribile dover aspettare di avere qualche notizia, eh? È terribile dover aspettare di avere qualche notizia, eh? Sono così preoccupata. Sono preoccupato anch'io. Andrà tutto bene, vedrai. Ce la caveremo. Hai ragione. Tutto quello che possiamo fare è avere fiducia e aspettare. Grazie, mi hai fatto bene a parlarti. Non è bello deprimersi così di prima mattina. Beh, cerchiamo di passare una bella giornata. Va bene. Proprio sì, va bene. Vediamo. Ci sarà un'interrogazione? A quanto pare no oggi. Me la sono cavata. Mi serve una boccata d'aria. Portami da qualche parte. Che cazzo sono, il tuo taxi?